Grazie Stefano. Io parlerò un attimo diciamo, delle impressioni che ho avuto vivendo a lungo nel campo di domeni. Non ho, diciamo, delle competenze tecniche, per fare delle analisi, ma allo stesso tempo, essendo stato così, a lungo lì, ho intenzione di dare delle considerazioni che sono personali, ma che pur danno uno spaccato di quello che abbiamo visto. E successivamente cercherò appunto di raccontare come Over the Force ha cercato anche di migliorare per quanto possibile questa situazione, sempre nell'ottica di una campagna che non fosse semplicemente umanitaria né tantomeno assistenzialista, ma che rimanesse fondamentalmente una campagna politica, pur nella difficoltà del luogo di cui stiamo parlando. La prima impressione è sicuramente che già nel campo di domeni, che pur è difficile da considerarsi Europa quando lo si vive dall'interno, eppure così è. La prima cosa che viene veramente con forza fuori dalle relazioni con le persone è il rapporto con la guerra. L'80-90% delle persone al campo di domeni vengono dalla Siria, sia curdi che arabi, e la guerra è una cosa che pervade quasi tutti i tipi di discorso. Non stiamo parlando semplicemente delle persone anziane che piangono o in lingue che non conosci ti spiegano e ti fanno vedere come le bombe sono arrivate sulle loro case, ma parliamo anche di ragazzi che avranno 14-15 anni che da soli, con una forza e una calma straordinaria, ti raccontano di come tutta la loro famiglia è stata uccisa chiaramente dalle bombe, dove loro si trovano da soli. Ed ecco che tutte queste persone sì hanno questo background, questo passato molto pesante, ma allo stesso tempo è da ribadire hanno una forza di volontà inestinguibile. Ed è questo che ha anche permesso il fatto che Over the Fortress fosse lì, che tantissimi altri internazionali fossero lì e che un lavoro politico fosse fatto. Ricordiamo che queste persone, nonostante questo passato veramente tragico, trovavano continuamente la forza di esprimere in modo politico, possiamo dire, la loro contrarietà a queste barriere, a questi confini, a queste politiche migratorie, con delle manifestazioni continue all'interno del campo e anche con il blocco da parte del treno merci, effettivamente, che passava per i domeni per più di 2 mesi. Quindi una volontà che chiaramente è stata messa a dura prova, ma che chiaramente è sempre, sempre, sempre saltata all'occhio. Noi, quando siamo arrivati, appunto, abbiamo trovato questa situazione chiaramente molto difficile, ma di persone che appunto combattevano per i loro diritti e proprio perché ne valeva della loro vita, cioè se da un lato non potevano tornare indietro, dall'altro ricordiamolo, la maggior parte di queste persone hanno dei cari o delle persone che cercano di raggiungere in Europa, che siano il padre, che siano i mariti, che siano i figli, ed è chiaro che non c'è nessun tipo di politica europea che può veramente bloccare questo tipo di cosa, non c'è un muro abbastanza alto, una polizia abbastanza feroce, tant'è che nonostante tutto, e lo dico con grande felicità, tuttora ci arrivano notizie di siriani che abbiamo conosciuto domenica che finalmente sono riusciti ad arrivare in Germania. Ed è chiaro che con questa loro vita stessa, con questo dato biologico, rompono e disgregano queste politiche migratorie così criminali di cui parleremo oggi. Quando siamo arrivati lì, abbiamo innanzitutto installato il No Border Wi-Fi. Dopo questa lunga marcia, in cui siamo stati in più di 250, ci siamo fermati e io stesso più di una volta ho ribadito il fatto che la staffetta da quel momento in avanti non doveva più appoggiarsi all'esterno del campo, ma all'interno del campo. Abbiamo deciso di mettere le tende, abbiamo fatto il nostro punto base all'interno del campo e abbiamo condiviso la vita di queste persone durante tutto l'arco della giornata e durante tutte le sue gioie e difficoltà. In questo senso abbiamo messo il No Border Wi-Fi, che era fondamentale, perché potete capire bene, da un lato ci sono i bisogni personali, quindi semplicemente comunicare alla propria famiglia che si sta bene, o ancora di più sapere se la propria famiglia sta bene, visto che in quel momento la maggior parte dei casi erano in città come Aleppo e non si sa ovviamente da un giorno all'altro chi rimane in vita. Allo stesso modo, le procedure legali in quel momento, per esempio il riconoscimento d'asilo soprattutto, passava attraverso Skype, quindi un meccanismo che richiedeva l'uso di internet in campi dove internet non c'era. E questo è stato però semplicemente il primo passo. Quando abbiamo cominciato a stare lì per più tempo e siamo riusciti a condividere di più la vita, abbiamo capito che i bisogni erano altri e che non erano semplicemente vestiti, scarpe o beni che definiremmo di beni prima necessità, ma sono beni anche sociali, sono beni che vengono richiesti per mandare la propria vita avanti. Ed ecco quindi che, per esempio, uno dei progetti più importanti che abbiamo fatto è stato il Centro Donne, dove sostanzialmente insieme, completamente insieme a delle ragazze siriane che abbiamo conosciuto lì, gli abbiamo prima chiesto quali erano i bisogni secondo loro per le donne nel campo, che non hanno ovviamente nessuno spazio per riunirsi e fanno molta difficoltà soprattutto a girare la sera o sicuramente a girare da sole. E soprattutto anche cosa voi potete fare per dare una mano
alle altre ragazze, cioè non siamo noi che arriviamo, cosa volete, ve lo portiamo, no, noi insieme cosa possiamo realmente costruire. Ed è così che è nato il centro donne. Abbiamo costruito delle docce, chiaramente con i migranti che ci hanno fisicamente aiutato a costruirle, e uno spazio relax, ma soprattutto questo beauty center, nelle quali questo gruppo di ragazze siriane gestivano gratuitamente sia un barbiere, quindi tagliavano i capelli, sia fornivano servizi come il trucco, o piuttosto che, diciamo, delle competenze da estetista. Ecco, questo è stato molto importante anche per passare questo messaggio, che non sono poveracci che vanno aiutati nella loro situazione misera, sono delle persone che la maggior parte dei casi hanno delle competenze e della forza incredibile, che va sfruttato e va richiesto, perché finché li continuiamo a considerare persone che hanno bisogno di aiuto, continuiamo a sbagliare, diciamo, il nostro bersaglio, e loro qui ce l'hanno dimostrato. Allo stesso modo con il progetto della No Border Radio. La radio è arrivata poco dopo la chiusura del campo, purtroppo, dove, come dicevo, appunto, sono rimasto fino alla fine per, diciamo, vegliare, sorvegliare su quello che è, sull'azione di polizia, ma di nuovo ho potuto farlo solo e solamente grazie alle decine di ragazzi siriani, curdi, iracheni che mi hanno aiutato, mi hanno supportato, mi hanno nascosto, mi hanno dato da mangiare, e sicuramente sarebbe stato impensabile senza il loro aiuto diretto. Come dicevo, la No Border Radio è arrivata dopo, ma si è trovata a Eco Camp, un campo relativamente più piccolo ma molto simile al campo di Domeni, e anche lì non c'è stato un posizionamento del progetto, c'è stato un coinvolgimento vero del progetto. La redazione era formata da noi italiani, ma chiaramente anche da un gruppo di curdi e di arabi che insieme a noi decidevano il programma, che insieme a noi trovavano gli artisti che venivano a suonare la musica, a suonare gli strumenti tipici o a raccontare le poesie in arabo e in curdo, ma così come ci aiutavano a fare le interviste, a raccogliere il materiale di quello che veramente succedeva non solo al campo ma in tutta la situazione della Grecia e appunto del viaggio. E hanno addirittura invitato persone da altri campi che si sono mossi volutamente, cioè si sono mossi appositamente verso la radio per raccontare le loro storie e comunque per farsi coinvolgere. Però di nuovo ricordiamolo, il dato del monitoraggio è sì importante, ma allo stesso tempo la No Border Radio ci ha garantito di dare dei dati comunque necessari, come la musica, come degli spazi di socialità, come cose che, come vediamo qui a tutti, dovrebbero e devono essere garantiti a veramente tutti e tutte. E in quest'ottica anche pensiamo di continuare i nostri progetti, sempre più possibile, non ponendo dall'alto quello che noi crediamo sia la soluzione o quello di cui più pragmaticamente hanno bisogno, ma cercando davvero non solo di creare un'integrazione e capire i loro veri bisogni, ma anche di coinvolgerli fisicamente, perché è lì che ci sta, e coinvolgerli praticamente, perché è lì che sta il vero passaggio, diciamo, di integrazione, per usare questa parola così abusata. E qui chiudo dicendo che noi sicuramente continueremo il nostro lavoro in Grecia. Adesso ci sono tuttora le persone che monitorano i campi militari, ma senza perdermi troppo, magari dopo racconterò ancora qualcos'altro. Grazie. Grazie Tommaso.